Ciao alla gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Oggi ragazzi, come vedete, non sono in camera mia, ma sono in camera dei miei genitori. E se vi ricordate bene, lo sfondo è un po' diverso, perché come avevo già anticipato, abbiamo cambiato armadio. Infatti abbiamo preso questo armadio nuovo da Ikea e ce l'abbiamo veramente da pochissimi giorni. Infatti giusto questa mattina, che è il 19 di giugno, abbiamo finito di risistemarlo, quindi mettere tutti i vestiti, tutti i giubbini e tutto il resto. Però perché sto facendo questo video qua? Non perché quello sia il mio nuovo armadio, ma perché oggi volevo fare il video che fanno praticamente tutti. È una tipologia di video che a me piace anche guardare, perché non lo so, avrò qualche problema io, non lo so, fatemi sapere se anche a voi piacciono queste tipologie di video. Comunque oggi andiamo a fare il video sul cosa c'è nel mio armadio, quindi vi mostrerò cosa c'è nel mio armadio, che non è questo come vi ho detto, ma è un altro che adesso vi farò vedere. Ho deciso di iniziare qui questo video perché, come vi ho detto, mi ero stancata di fare video in camera mia, e approfittando del fatto che non ci sia nessuno in questo momento in casa mia, ovviamente ho la libertà di girare dove mi pare, quindi farò adesso il video del mio armadio. Magari tra poco registrerò anche qualche altra cosa da potervi poi caricare in futuro, in modo da avere comunque un paio di video preparati che nelle evenienze posso prendere e posso portarvi tranquillamente sul canale. Quindi niente ragazzi, fatemi sapere se questa tipologia di video così vi può piacere, e direi di spostarci immediatamente al mio armadio per farvi vedere come è organizzato, e fatemi anche sapere se vi piace quell'armadio o se preferivate quello di prima. Ok, innanzitutto parto con lo scusarmi per l'inquadratura, che non sarà delle migliori perché, come sapete, non sono dotate di attrezzatura e quindi ci arrangiamo con mezzi di fortuna. Vorrei proprio farvi vedere come sto registrando questa clip perché secondo me morireste dalle risate. Comunque sia, queste due ante sono il mio lato dell'armadio e quindi vi farò vedere adesso cosa c'è al suo interno. Ok, apriamo e come vedete questo è il mio armadio. Credo che mi stiate vedendo, mi scuso tantissimo per la luce perché probabilmente avrò la faccia in ombra, perché praticamente sto usando il lampadario qua sopra e qua dentro non ci sono finestre, quindi non entra la luce naturale, a meno che non entra appunto dalla camera da letto o da camera mia. Comunque questa è una panoramica generale del mio armadio. Adesso però vi spiegherò come l'ho organizzato e perché l'ho organizzato così. Allora, ok, adesso ho cambiato inquadratura, in teoria mi dovreste vedere meglio, un pochino, giusto per. Allora, qua come vedete abbiamo l'ante sinistra del mio armadio e sopra abbiamo delle foto. Ok, mi levo dall'inquadratura così forse è meglio. Come vedete sopra abbiamo la mensola dedicata ai pantaloni, alle magliette estive e magliette slash robe che si devono appendere per forza, perché altrimenti mi fanno dannare ogni volta che prendo qualcosa. Come vedete qua in alto da questo lato abbiamo 5 pantaloni appesi, perché sono pantaloni che praticamente vanno stirati. Immediatamente sotto abbiamo una pila infinita di jeans con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 jeans e 3 pantaloni della tuta, perché sì, ho anche pantaloni della tuta anche se non faccio ginnastica, quindi non chiedete perché io li abbia. A fianco alla pila di jeans invece abbiamo la pila con tutti i miei pantaloncini, quindi abbiamo pantaloncini jeans, altri tipi di pantaloncini. A fianco ai pantaloncini poi, come potete intravedere, ci sono le mie magliette a maniche corte, che sono esattamente queste, più alcune che sono in lavatrice o altre che si devono stirare. E invece ancora a fianco abbiamo tutte le magliette eleganti, o quelle che comunque se ne scendono e quindi devono stare per forza appese, tra cui anche l'unico vestito che ho, che è questo, che è tutto nero e che, se non sbaglio, avete anche già visto. E poi vabbè, ovviamente ho anche 2 bottiglie di profumo perché sono immancabili. E quindi questo era il lato superiore dell'armadio. Ok, mi sono seduta così vado più comoda. Questo, come vedete, è il lato di sotto del mio armadio. Ho cercato di organizzarlo il meglio possibile in modo da avere tutto sistemato e pronto per prenderli. Ovviamente poi l'inverno
passo sotto i pantaloncini e le magliette a maniche corte e passo sopra invece le felpe che metto più spesso, in modo che non mi debba per forza mettere a terra per prenderli, anche se non è tutta questa differenza. Comunque, partendo da di qui, quindi dal lato dei pantaloni, diciamo, abbiamo tutte le mie felpe con il cappuccio. Quindi sì, ho preferito mettere le felpe con il cappuccio in un'unica fila in modo da avercele lì sistemate senza prendere magari altri tipi di felpe. Sono tantine, sì. Ho parecchie felpe anche perché, come le sapete, ne vado pazza. A fianco alle felpe con il cappuccio abbiamo due maglioncini che ho messo qua sopra perché praticamente erano gli unici due maglioncini che ho. Tutti i due maglioncini poi ho altre felpe, questa volta senza cappuccio. E ci sta tra l'altro anche una felpa nuova che avevo comprato prima della pandemia e che poi non sono più riuscita a mettere perché giustamente siamo stati chiusi in casa e quindi mi sembrava inutile consumarla per stare in casa, quindi la metterò direttamente al prossimo inverno. A fianco invece abbiamo quell'altra pila di felpe dove ci sono praticamente le mie felpe con cappuccio e cerniera. Perché sì, ho il vizio anche in inverno di mettere maglietta a mezze maniche sotto e poi queste felpe sopra. Per finire poi là dietro, anche se credo non le vediate, ci sono il mio salvadanaio e una pochette rossa dove ho messo praticamente un bel po' di roba, tipo le mie chiavi di casa, degli auricolari Bluetooth che mi porto in giro e altre cose che non sto qui a specificare. Ebbene ragazzi, questo era il mio video di cosa c'è nel mio armadio. Ovviamente ci sono tantissimi vestiti che poi non ci saranno più alla fine dell'estate perché magari non mi vanno più, oppure perché si saranno consumati o perché non mi piaceranno più, eccetera. Quindi magari potrei fare una versione aggiornata di questo video di anno in anno per vedere anche le modifiche che ho apportato, perché di solito cambio spesso la disposizione del mio armadio in modo che mi sia più comodo posare vestiti o posare tutte le varie cose. Ovviamente, a parte quei vestiti lì, non ho nient'altro a livello di abbigliamento se non i giubbini e le scarpe, che ovviamente le scarpe ho nella scarpiera, i giubbini invece stanno lì dietro, però non ve li farò vedere perché ovviamente non credo vi interessino i miei giubbini. Sì, il guardaroba è un punto che devo ancora migliorare nello stile di vita minimalista perché, come avete visto, ho tantissimi vestiti, quindi man mano cercherò di togliere quello che non mi è strettamente necessario per vivere, insomma, quello che non mi serve per forza, e cercare di ridurre al minimo anche il mio guardaroba in modo da adottare sempre di più lo stile di vita minimalista. L'outro di questo video lo voglio fare così, sfruttando questo specchio che mi è sempre piaciuto ma che è sempre stato troppo piccolo per specchiarcici dentro. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto. E noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!